tutti, oggi sono qua per parlarvi del libro che abbiamo letto assieme per il CB Book Club di settembre, ovvero L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Per chi non fosse ancora familiare con il CB Book Club, si tratta semplicemente di un gruppo di lettura. Ogni mese scegliamo o un libro o un fumetto da leggere assieme. Qua sotto in descrizione trovate il gruppo Facebook in cui potete appunto partecipare, scegliere il titolo da leggere insieme e commentare di volta in volta la lettura. Prima però di addentrarci in questo titolo specifico, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, abbonandovi, commentando, l'engagement è veramente fondamentale, oppure potete sostenermi anche acquistando attraverso i miei link da affiliata o utilizzando i miei codici da affiliata che trovate in tutte le descrizioni video. In questo modo potrete acquistare quello che volete senza minimo di spesa, in molti casi con un bel codice sconto, nel caso di Pumpling è il 20% di sconto, e una percentuale dei vostri acquisti andrà a sostenermi. Grazie mille. Torniamo però a noi e a Oliver Sacks. L'uomo che scambia sua moglie per un cappello è edito a Delphi, ha un prezzo di copertina di 11 euro e è scritto da un medico, da un neurologo che ha anche insegnato neurologia, e in questo libro presenta alcuni casi clinici. Sono tutti casi molto interessanti, in più di un'occasione ci si trova di fronte a dei quadri clinici abbastanza inspiegabili o comunque di cui non si ha molta letteratura. Non vengono soltanto descritti i sintomi e cercata una diagnosi oppure una cura, non ci si limita a questo, ma i casi che vengono presentati e descritti in maniera comunque anche molto minuziosa, utilizzando a volte dei termini tecnici, ma risultando comunque per nulla pesante e facilmente fruibile da un pubblico anche inesperto. Secondo me il vero focus del libro è parlare di persone prima che di pazienti, persone affette da malattie mentali. Si tratta quindi di un saggio, come vi anticipavo, secondo me fruibile da chiunque, perché è vero che viene utilizzata una terminologia a volte molto molto specifica, ma è vero anche che tutto quello che viene raccontato e descritto avviene in una maniera molto semplice. Si vede, secondo me, che l'autore non è soltanto medico ma anche insegnante, perché riesce proprio a spiegare anche magari a chi non ha mai sentito prima d'ora una certa parola che cosa si intende, e riesce a spiegare appunto la condizione del paziente, che qui non è visto soltanto come un caso, una malattia, dei sintomi, ma come una persona. Ed è la cosa che mi ha più stupita di questa lettura, perché molto spesso in letture di questo tipo c'è una sorta di barriera fra chi scrive e chi legge, c'è veramente un distacco nel descrivere appunto la condizione magari particolare di un determinato paziente, perché viene appunto trattato come paziente, non come essere umano. È una cosa che a me fa molta specie. Io capisco che il lavoro del medico è un lavoro alla fine come un altro, però questa sottile sensibilità nel trattare le persone innanzitutto come tali e non in base esclusivamente alla loro malattia, e non definirle in base alla loro malattia, mi ha colpita molto e mi è piaciuta anche tanto, ed è quello che mi ha permesso di gustare la lettura. Non è certo un romanzo, una lettura secondo me da fare di fila. Io ho letto qualche caso una volta ogni tanto, perché diversamente forse la lettura mi sarebbe risultata più, non dico noiosa, però un po' più monotona. Leggendo invece di tanto in tanto questo libro sono riuscita ad apprezzare meglio la sostanza e soprattutto a riflettere, ad andare oltre la mera patologia, malattia. Se infatti inizialmente mi aspettavo magari qualcosa di diverso ed ero rimasta un tantino spiazzata dalla mancanza di una vera e propria spiegazione, risposta ad alcune domande, andando avanti ho iniziato ad apprezzare di più quello che veniva raccontato, proprio perché
il focus non è tanto la malattia o i sintomi, ma la condizione umana. È molto interessante poi vedere un po' l'evoluzione che si ha in questo campo. Il cervello è un organo molto molto misterioso, ci sono tante cose a cui ancora non si riesce a dare una spiegazione o una risposta. È tutto un po' una scoperta poco alla volta. Quindi ci sono tante cose che giustamente si riescono a spiegare fino a un certo punto. Però questa sensibilità che ha comunque l'autore, il medico, di parlare con i pazienti e di cercare anche solo di comprenderli, cercare di capire che cosa possa significare trovarsi in una situazione del genere. Uno dei passaggi, ad esempio, che più mi ha colpita è quando viene descritta, l'amnesia, la perdita di memoria, una cosa che spaventa tutti noi. Credo, non avere più i nostri ricordi, sono quelli, bene o male, che un po' ci definiscono come persone, che ci fanno sentire vivi e che documentano un po' che abbiamo vissuto, che abbiamo dei legami con le altre persone. Ci spaventa da morire l'idea di non avere più i nostri ricordi. E in realtà questa grandissima paura, i pazienti affetti da, ad esempio, Alzheimer o comunque ad amnesia non ce l'hanno, perché loro non hanno il senso di quello che hanno perduto, perché appunto non hanno più quei ricordi, ma non sanno nemmeno di averli persi. Molto interessante, ci sono diversi passaggi di questo tipo a cui magari non ci si sofferma abbastanza a pensare, vuoi perché non ci troviamo in prima persona, perché non conosciamo qualcuno che abbia attraversato una situazione di questo tipo. E in linea generale, penso che con gli anni un po' si sia andati oltre a certi pregiudizi, l'essere matti, penso che siamo un po' più aperti riguardo alle malattie, ma fino a un certo punto, e che ci sia molta ignoranza, in questo settore. Quindi ho trovato molto interessante questo libro perché mi ha permesso di conoscere qualcosa di nuovo, di riflettere magari su delle tematiche su cui non prestavo abbastanza, attenzione, e soprattutto di approfondire magari un aspetto che ancora oggi rimane molto molto misterioso, ma su cui si sta lavorando e studiando veramente tanto. La medicina, alla fine, è una continua ricerca e scoperta. E come vi dicevo, sul cervello si sa ancora veramente pochissimo, quindi è interessante vedere come ad alcune cose magari una risposta, si è data o si cerca di darla, e tante altre cose invece rimangono un po' inspiegabili. È abbastanza anche frustrante, ma penso che rappresenti bene comunque la condizione che è quella dell'uomo. Non siamo Dio, non possiamo avere il controllo e la risposta a tutto. Ci sono alcune cose che ancora non sappiamo. Un po' come il mistero dei fondali marini, per quanto mi riguarda. È un'altra di quelle cose che a me affascina tantissimo. Quante cose ci sono che non sappiamo, che ignoriamo. È bello avere però a disposizione dei mezzi che ci permettono di istruirci, di comprendere qualcosa in più e soprattutto di aumentare la nostra sensibilità verso gli altri, verso noi stessi, verso in generale l'umanità. Ho trovato poi molto interessante come alcuni, diciamo, sintomi di alcune malattie risultino più pesanti, o più appunto particolari in certi pazienti in base alla loro personalità. Quindi c'è una stretta connessione fra la persona, l'individuo e la malattia. E questo fa un po' accrescere quello che è sempre stata un po' la mia opinione riguardo al fatto che anche la stessa malattia su persone diverse comunque ha impatti diversi, influisce in maniera diversa. Ogni persona magari è in grado di vivere la malattia in una maniera personale, proprio perché ha magari dei tratti distintivi del proprio carattere, ma anche delle esigenze, delle, come posso dire, caratteristiche comunque particolari di quella certa persona. L'autore risulta, a mio parere, comunque sempre un po' distaccato, ma è quel distaccamento, secondo me, dovuto alla professionalità, e l'ho trovato giusto in molti casi, perché sa essere comunque
una persona, al di là della figura medica, una persona che è in grado di comprendere e ha la volontà di comprendere il disagio, il tormento di alcuni pazienti, ma è anche uno specialista, è una persona comunque professionale, che quindi è in grado di comprendere la parte umana, ma andare anche oltre per dare il suo apporto, il suo aiuto. È una lettura poi che può fare chiunque, proprio perché ha un linguaggio che può essere comprensibile da chiunque e che può essere, secondo me, godibile sia dall'esperto, che si rivede magari in certe dinamiche, in certi termini, ma anche da chi non ne sa assolutamente niente, perché comunque tutto viene spiegato bene. Come dicevo, secondo me in questo si sente tanto che l'autore è stato anche un insegnante, perché riesce a comunicare anche a chi magari non è del settore quello che vede, quello che accade, riesce a descrivere bene la situazione clinica. È quindi un libro che mi è piaciuto, è un libro che consiglierei, come vi dicevo, magari non da leggere tutto d'un fiato, un capitolo alla volta o due o tre capitoli alla volta, insomma, ogni capitolo è dedicato comunque a un caso, il libro è diviso poi in più parti, diciamo, tematiche. È un'ottima lettura e sono molto curiosa a questo punto di leggere qualcos'altro di Oliver Sacks, non nell'immediato, mi devo ancora un po' riprendere, perché non è nemmeno così tanto facile comunque leggere di persone che combattono comunque con la loro malattia, che si trovano in alcune situazioni. È inevitabile un po' pensare che cosa farei io in quella situazione, oppure e se succedesse a me. Quindi non è facile, per questo non leggerei subito immediatamente qualcos'altro di suo. So che è stato anche un musicista, comunque ha avuto una grande passione per la musica, cosa che non mi ritrova in questo senso, quindi non leggerei qualcosa dedicato alla musica, magari qualcos'altro dedicato al suo lavoro e alla sua esperienza medica, senz'altro. Se avete quindi dei consigli su che cosa leggere dopo questo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così come fatemi sapere se avete letto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e quali sono state le vostre impressioni. Per il mese di ottobre stiamo leggendo un fumetto, ma anche un libro. Se siete curiosi, il link al gruppo è qua sotto in descrizione. E nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao!